Ciao a tutti, bentornati su Animalpedia. Vi siete mai chiesti se il vostro cane vi voglia bene? È normale chiederselo se sia un cane. E quando si impara a capire un po' di più il linguaggio canino, si scoprono tanti dettagli che permettono di riconoscere le dimostrazioni d'affetto dei nostri amici a quattro zampe. Tuttavia, ci si dimentica di un altro aspetto, ovvero come loro percepiscono il nostro amore e soprattutto se capiscono quanto li adoriamo. Sai che il tuo cane ti ama e vuoi dargli lo stesso amore? In questo nuovo video di Animalpedia ti spieghiamo come dimostrare affetto al cane con 7 consigli fondamentali per rafforzare il legame con il tuo amico a quattro zampe. Non perderteli! Conosci il tuo cane. Anche se i cani, bene o male, si assomigliano tutti, dato il patrimonio genetico che condividono e data la standardizzazione delle razze, bisogna ricordare che ciascun cane è fatto a modo suo e far di tutta l'erba un fascio può portare a compiere degli errori. Cerca di conoscere a fondo il tuo cane e la sua personalità. Ti accorgerai che si tratta di un essere unico. Osserva il suo linguaggio del corpo per cercare di capire cosa gli piace, cosa lo fa innervosire e cosa invece lo tranquillizza. Osserva le posizioni che assume nei confronti di diversi stimoli o in varie situazioni, per esempio quando sente la tua voce. Ti accorgerai che l'animale parla con tutto il corpo, anche quando non emette alcun suono. Educare significa amare. L'educazione del cane è un aspetto fondamentale per una buona convivenza, ma anche per far sì che le sue giornate siano ricche e stimolanti. I cani sono animali molto intelligenti, che possiedono molta energia che deve essere canalizzata per non trasformarsi in stress e negatività. Insegnargli i comandi di base dell'addestramento è il modo migliore per stimolare il corpo e la mente del tuo amico a quattro zampe. Inoltre la socializzazione è fondamentale per insegnargli come interagire con le persone, i suoi simili e altri animali, i giochi e l'ambiente in cui vive. Un modo per dimostrare affetto al cane è educarlo dedicando 10-15 minuti al giorno a questo compito, iniziando con l'addestramento di base. È importante essere costanti e ripetere gli esercizi tutti i giorni, in modo da accertarsi che abbia imparato tutti i comandi, uno per uno. Ricorda di usare il rinforzo positivo per premiarlo quando si comporta bene e stimolarlo così dal punto di vista cognitivo. Se l'addestramento non fa per te, ma sei una persona molto attiva e anche il tuo cane lo è, perché non provare l'agility? Digli ti voglio bene in lingua canina. Il cane, quando abbaia, trasmette messaggi importanti, ma non bisogna trascurare il linguaggio del corpo e le espressioni del viso, perché l'animale parla usando tutti questi strumenti per comunicare con te e non sempre usa la voce o emette suoni. Inoltre ricorre anche ai feromoni per comunicarti cose che altrimenti non riusciresti a percepire. La coda, le orecchie, le zampe, gli occhi e tutto il resto del corpo esprimono diverse emozioni, desideri, paure, stati d'animo e pensieri. I cani dimostrano affetto in molti modi, per esempio seguendoti per casa, prestando attenzione a ciò che fai, obbedendo ai comandi che gli hai insegnato o semplicemente riposando al tuo fianco. Se fai un piccolo sforzo per imparare il linguaggio del corpo canino, imparerai a dirgli anche ti voglio bene nella sua lingua. Se ti piace dormire con il cane, per esempio, sappi che questi animali si rilassano solo al fianco delle persone che amano e che considerano come parte della famiglia. Per dimostrare affetto al cane, gioca con lui, fate esercizio insieme o ascoltate musica rilassante. Sono dei modi semplici e positivi di passare tempo insieme e trasmettergli tutto l'amore possibile. Se riesci a interpretare e rispondere correttamente al linguaggio del cane, vedrai che si sentirà più al sicuro e anche più sicuro di sé al tuo fianco. Ciò aiuta a rafforzare la sua autostima e il rapporto padrone-animale. Passa tempo con il cane. Si sa che le nostre giornate sono piene di responsabilità e di cose da fare e non sempre si passa abbastanza tempo con i propri amici a quattro zampe, per cui bisogna cercare di trascorrere parte del proprio tempo libero con loro. Durante la settimana cerca di trovare minimo 30-40 minuti per giocare con il cane, oltre a portarlo a spasso. Vedrai che l'attività fisica e lo svago faranno bene entrambi. Se ti piace fare sport, puoi approfittare e praticare qualche tipo di attività fisica con il cane, per esempio andare a correre insieme. Un altro modo per passare del tempo insieme in casa è facendogli fare giochi o insegnargli qualche trucco, come dare la zampa o il 5. Nel weekend, invece, portalo con te se vai in montagna a fare un picnic. Per lui sarà divertente cambiare aria e fare nuove attività. Preparagli una sorpresa golosa. A tutti piacciono le sorprese, vero?
A maggior ragione se si tratta del proprio piatto preferito preparato da una persona speciale. Per i cani vale lo stesso discorso e ti basta pensare a come inizia a scodinzolare quando gli metti la pappa nella ciotola. Immagina quando lo sorprenderai con un manicaretto preparato apposta per lui. Un giorno che non hai molto da fare, preparagli qualcosa di buono o di diverso dal solito. Nel nostro canale o sulla nostra pagina troverai diverse idee di gelati, biscotti o torte per cani. Provale! Vizia il cane, ma con criterio. Viziare il proprio amico a quattro zampe è il modo preferito di molti padroni per dimostrare affetto al proprio cane, ma bisogna farlo con attenzione. Infatti, non tutte le dimostrazioni sono ben accette o adatte agli animali, che per esempio odiano essere abbracciati. Inoltre, non bisogna esagerare quando si vizia un cane, perché rischia di sentirsi troppo protetto, situazione che può portare ad atteggiamenti possessivi nei tuoi confronti. Dare affetto al cane non significa permettergli di fare tutto o non prestare attenzione alla sua educazione. Ricorda che essere iperprotettivi non va bene e può ripercuotersi in maniera negativa sulla salute dei tuoi amici a quattro zampe. Il cane deve essere libero di esprimersi. Un cane è un cane. Molte persone tuttora confondono amare e accudire i cani trattandoli più come persone o bambini che come animali. Per quanto affetto si possa provare per il proprio animale, non bisogna dimenticare che un cane è un cane e deve essere trattato come tale, ma ciò non implica che sia più o meno di una persona. Si tratta semplicemente di accettare che la sua natura è diversa e che per questo motivo ha esigenze ben precise che dipendono dalle sue caratteristiche specifiche. Trattare un cane come se fosse un essere umano è un grave errore perché non si riconosce la sua natura e si rischia di sfociare nell'iperprotettività. Molti padroni rimproverano i propri cani quando questi si comportano seguendo i propri istinti canini. In circostanze del genere non si sta educando un cane, ma si sta reprimendo la sua personalità. Impara ad amarlo così com'è e a dargli affetto con il linguaggio canino. E tu, come dimostri al tuo cane che lo ami? Faccelo sapere nei commenti, regalaci un pollice in su se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale. Alla prossima!